Va bene, allora la moda del jazz quest'anno ha questo tema un po' ambiguo e abbiamo insomma, scelto di lanciare questo tema un po' bizzarro, ma di molto, ha uno spessore abbastanza importante, perché oltre alla moda fisica si è pensato appunto al fatto che da 5 anni nel Salento finalmente riesce ad esserci un movimento jazzistico più frequente, anche nella movida, voglio dire, leccese, c'è una programmazione tra i locali di jazz molto, molto frequente e molto partecipata. E per questo abbiamo citato poi l'apertura del Locomotive a un grande designer, soprattutto a un grande artista, nonché amico mio salentino, che è Federico Pellicieri, Voglio dire, Federico esce su tutti i giornali internazionali, Vogue, insomma, mostra in tutto il mondo, apprezzato, e non potevamo non dare questa possibilità, visto che insomma, il festival è un festival che raccoglie tutte le arti, è davvero a 360 gradi. Io voglio ringraziare in maniera particolare Paolo Fresu che è qui. Jazz è anche una musica che, essendo una musica attuale, si sposa molto bene con le realtà locali, con i territori. Cioè il jazz diventa anche un'occasione per scoprire luoghi, per scoprire usanze, per scoprire gusti, profumi, eccetera. Quindi quando abbiamo iniziato noi a fare il festival siamo posti il problema proprio del non voler fare un festival come tanti altri, perché fare un festival a Bertigga, che è il mio piccolo paese, che non è un posto di turismo, significava portare gente da fuori. Per farlo bisognava fare qualcosa di diverso, bisognava fare qualcosa che non si potesse trovare negli altri festival. Ci siamo, credo, riusciti con fatica naturalmente, e il fatto che oggi Bertigga possa seminare qualcosa che viene raccolto altrove è per noi più bel segno è una grande soddisfazione, cioè il fatto che Sogliano, che non è vero che deve tutto a Bertigga per nulla, deve tutto al luogo, alla capacità organizzativa, alla capacità creativa, quell'umanità che vedo sempre molto presente in questo festival. Insomma, a me piace l'idea di un festival di jazz vissuto come una festa vera, perché la parola festival è una parola complicata. Dice, facciamo un festival, e no, non è che basta mettere in piedi tre concerti per fare un festival. Il festival significa mettere in piedi un qualcosa attraverso la quale si scoprono altre cose diverse, quindi tessere relazioni, tessere progetti, fare incontrare le persone. A Bertigga ci sono tante persone che si sono incontrate lì e lì si sono sposate, non ci sono persone che si lasciano, ci sono persone che incontrano altri, che scoprono lingue nuove, che scoprono cose, quindi la musica diventa il vero linguaggio universale di cui si parla spessissimo, che è quello di mettere in contatto luoghi, persone, diventa l'epicentro delle scoperte. Farlo in un piccolo paese come Bertigga, come Sogliano, significa oggi, secondo me, riflettere anche sul concetto di dinamica culturale nuova rispetto al passato. Una volta le cose importanti accadevano a Roma o a Milano o nelle capitali delle regioni. Spesso oggi le cose più belle succedono in quei luoghi che una volta venivano chiamati le periferie e che oggi invece diventano i luoghi della vera produzione creativa. Questo penso sia un fatto molto bello perché sono i luoghi che diventano i contenitori dove il concerto di Paolo Fresu e il concerto di Jan Garbare che diventa molto più bello che non fatto in un altro luogo che un luogo tradizionale. E allora, lunga vita al Festival di Sogliano perché credo che questo sia il nuovo obiettivo della contemporaneità culturale.